originalità di posizione per il mio gruppo e per il gruppo di Sinistra Italiana. Presidente ha detto tra Brunetta e la povera gente noi scegliamo la povera gente. Ha omesso di dire che il presidente Brunetta, che potrebbe pagare la tassa sulla prima casa, dall'anno prossimo non la pagherà, come la povera gente che invece avrebbe diritto a non pagarla. E questa è la differenza tra un governo che guarda a destra, come il governo di Matteo Renzi, e una sinistra che si pone il tema della progressività e della giustizia. Grazie onorevole Scott. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. È scritto a parlare il deputato Buttiglione. Prego onorevole Buttiglione. Grazie signor Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo. Signora Presidente, posso rivolgermi al rappresentante del Governo? Perché a me sembra che il Governo sia venuto qui per parlare con il Parlamento, con i parlamentari, con le forze politiche. E mi sembra normale che le forze politiche si rivolgano anche al rappresentante del Governo. E arriverei perfino a contemplare l'ipotesi che il Governo si possa rivolgere alle forze politiche. Sa, possono sembrare cose banali, quelli che gli americani chiamerebbero truisms, cose così evidenti che non vale la pena di ricordarle, ma in quest'Aula a volte anche l'evidenza ha bisogno di essere richiamata, perché qualcuno o per sbaglio o di proposito la dimentica. All'inizio di questo intervento mi vengono in mente le parole di un grande poeta polacco, Jan Lekoń: non c'è cielo né terra, né abissi né inferno, c'è solo Beatrice, e proprio lei non c'è. È una delle espressioni più terribili della disperazione esistenziale della grande crisi dell'Europa del Novecento. E a me viene di dire, non c'è cielo né inferno, non c'è vette né abissi, c'è solo l'Europa, e proprio l'Europa non c'è. Perché nella discussione che stiamo affrontando, in questo Parlamento e anche altrove, qual è il tema che torna sempre con la massima evidenza? Le soluzioni ai nostri problemi sono a livello europeo. In un mondo in cui la politica si è globalizzata, in cui l'economia si è globalizzata, la dimensione nazionale non è all'altezza di garantire i diritti fondamentali, le esigenze fondamentali del nostro cittadino. Non lo dico io, lo dicono colleghi della Lega Nord quando ci dicono ma l'Europa dovrebbe, e certo, quando devi affrontare i problemi l'Europa dovrebbe, poi quando devi fare demagogia abbasso l'Europa, distruggiamo l'Europa, usciamo dall'Europa, facciamo finta che l'Europa non ci sia. E certo, l'Europa dovrebbe, ma l'Europa non fa. Abbiamo bisogno di più Europa, noi non abbiamo difficoltà a dirlo, abbiamo bisogno di più Europa, e l'Europa che c'è non basta. L'Europa che c'è è avvolta su se stessa, nei suoi meccanismi burocratici. Questo è il dramma della democrazia italiana ed europea, perché quando i problemi si risolvono a livello europeo, ma non esiste un sentimento europeo, non esiste un cuore europeo, non esiste una opinione pubblica europea. Allora cosa succede? Che davanti al terrorismo, davanti alla crisi economica, davanti alla paura, la gente si rifugia in una dimensione esistenziale che non è capace di risolvere nessun problema, in una dimensione nazionale, perdon, che non è capace di risolvere nessun problema, però che almeno dà sicurezza, che almeno per un poco riscalda il cuore. Perché l'Europa non riscalda il cuore? Questa è la vera grande questione che dovremmo affrontare. Perché se non riusciamo a costruire un'Europa politica, un'Europa capace di riscaldare il cuore dei suoi cittadini, di farli sentire come cittadini, bruciando le tante riserve, i tanti egoismi particolari, noi non risolveremo i problemi e la nostra democrazia passerà, se non crollerà fragorosamente. La forza dei populisti
non è che c'è troppa Europa, è che non ce n'è abbastanza. E allora ci torna a rifugiarsi nella dimensione nazionale. Facciamo qualche esempio. Ne ha fatto qualcuno il presidente Renzi. Le politiche dell'immigrazione. Ma è ovvio, noi abbiamo bisogno oggi di una autorità europea per l'immigrazione. Abbiamo bisogno di una guardia costiera, di una guardia di frontiera europea. Abbiamo bisogno di procedure comuni per l'identificazione di chi arriva e anche per le espulsioni. Perché Renzi non l'ha detto, ma il nostro governo è schiacciato tra una magistratura che una parte almeno non vorrebbe mai fare le espulsioni, in nessun caso, per nessuna ragione, e che non vuole neanche che si prendano le impronte se il richiedente asilo non dice che le vuole dare lui, da un lato, e dall'altro l'Europa, la quale vorrebbe che noi facessimo le espulsioni e che noi prendessimo le impronte e identificassimo, anche contro la volontà di chi viene. Ma se vieni devi stare alle nostre regole. La prima regola è che quando arrivi presenti il biglietto da visita. Allora, se noi avessimo regole europee sarebbe più facile per noi, ma sarebbe più facile per tutti. Abbiamo bisogno, a livello di politica dell'immigrazione, di una politica dell'immigrazione comune, compresa la Guardia Costiera, compresa l'autorità per l'immigrazione, compresa la politica di cooperazione. A Malta hanno detto molte cose belle, qualcosa abbiamo anche fatto, ma non basta. Perché il nostro problema è quello di far riattivare lo sviluppo sull'altro lato del Mediterraneo, e lì è prioritaria la soluzione della crisi libica, come anche quella della crisi siriana. Politica dell'immigrazione, senza Europa non si fa. Ma dietro la politica dell'immigrazione c'è la politica della pace, perché questa è un'emergenza umanitaria, non è semplice immigrazione. Per rimandarli a casa ci deve essere una casa a cui rimandarli, molti vanno rimandati a casa. Ma rimandarli a casa significa non rimandarli a casa a farsi ammazzare, rimandarli a casa in una casa nella quale possono vivere. E allora, noi abbiamo bisogno di intervenire con energia. Ma può farlo l'Italia, deve farlo l'Europa. Perché dietro la crisi libica, dietro la crisi siriana, c'è un problema più drammatico. È la globalizzazione che non viene governata, non la governa nessuno. Gli Stati Uniti si sono illusi di poterla governare da soli. Non sono riusciti. Per loro l'Atlantico è secondario rispetto al Pacifico. Il Mediterraneo praticamente non esiste, con buona pace di tutti i mitomani che continuano a vedere dietro ogni cosa che succede l'imperialismo americano. Il nostro problema non è quello, è il contrario. Agli americani il Mediterraneo importa pochissimo. E questo crea il vuoto di potere che l'Europa dovrebbe riempire e non è capace di riempire. Perché non ha una politica di difesa, perché non ha una politica estera. Per farlo noi abbiamo bisogno anche di ricostruire la comunità atlantica. L'Europa nasce dentro una comunità di valori con gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di comunità atlantica. Europa e Stati Uniti assieme possono garantire la pace nel mondo. Gli Stati Uniti da soli non possono, tantomeno l'Europa da sola. E abbiamo bisogno di ricostruire il rapporto con la Russia. Non è la prima volta che lo dico in quest'Aula. Abbiamo bisogno di ricostruire il rapporto con la Russia, che abbiamo lasciato decadere. Se Putin è diventato Putin, è anche perché la politica europea di sostegno allo sviluppo democratico in Russia si è interrotta. E siamo in una situazione difficile e dovremmo smetterla di ricordare sempre solo un lato della vicenda. La politica estera è complicata, è complessa, è difficile, perché Putin è il nostro alleato contro l'estremismo islamico, ma Putin è anche quello il quale si è preso la Crimea e che minaccia l'indipendenza dell'Ucraina. Vogliamo lasciare l'Ucraina nelle mani di Putin? Sento tanta gente che si lamenta delle sanzioni. Io vi dico, conoscendo bene il dramma di tante imprese italiane, benedette sanzioni che hanno evitato la guerra. Cosa facevamo senza le sanzioni? Cosa facevamo con una Polonia, una Ungheria, un'Estonia, una Lettonia, una Lituania, in preda al panico, dove reintroducono il servizio militare obbligatorio, dove vanno in giro per il mondo a comprare carri armati e si preparano alla guerra, se l'Europa non dà il segnale che è capace di contenere la Russia con i metodi della pace? Anch'io desidero che togliamo le sanzioni, ma dobbiamo farlo raggiungendo un accordo con la Russia, un accordo che difenda la integrità dell'Ucraina e rinsaldi il fronte comune contro il terrorismo, un accordo che dica anche agli ucraini che l'Ucraina dell'Est ha bisogno di una ampia sfera di autonomia, ampia. Proponiamo loro il modello dell'Alto Adige-Sud Tirol
o un modello analogo, perché è condizione per la pace. Dobbiamo, ma per fare questo prima dobbiamo riscaldare, concludendo, c'era una volta un disegno europeo, era quello di Giovanni Paolo II, di Helmut Kohl e di François Mitterrand. Questo progetto europeo, che scaldava i cuori, perché aveva valori, aveva radici, era il progetto delle radici cristiane, ebraico-cristiane, greche e romane dell'Europa, è stato lasciato cadere. Abbiamo avuto 15 anni di egoismi nazionali di gruppo. Oggi siamo a una crisi che è l'effetto di 15 anni senza politica europea. Che il presidente, onorevole Gozzi, dica al presidente Renzi, lo ridica, dobbiamo riprendere il documento dei 5 presidenti, l'ultima parte. Senza Europa politica noi ci avviamo al declino della democrazia, e quanto alla Gran Bretagna ormai è evidente, faremo un'Europa a due velocità, non facciamo compromessi stupidi, tutta la comprensione per la Gran Bretagna, ma rafforziamo chi l'Europa politica la vuole fare e facciamola rapidamente, perché presto potrebbe diventare troppo tardi. Grazie onorevole Buttiglione. È scritto a parlare il deputato Occhiuto, prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. Io ho grande rispetto dei sottosegretari seduti al banco del governo, che è evidente, hanno titolo e competenze per rappresentare il governo in questa discussione. Mi lasci osservare però, signora Presidente, e lo faccio perché lo possa osservare la Presidenza della Camera, che trovo sconcertante che il Presidente del Consiglio, dopo le sue comunicazioni e soprattutto dopo la sua replica, che io definirei un comizio utilizzato come per utilizzare il Parlamento come cassa di risonanza, ora non sia qui ad ascoltare i rappresentanti del Parlamento nelle dichiarazioni di voto. Se fosse qui direi a lui, a Renzi, che ci ha detto, e lo farei attraverso la Presidenza della Camera, che ci ha detto nelle sue